degli altri poeti dello Stil Novo, Dante ha valorizzato il motivo del saluto perché lo ha trasformato in uno strumento di caritas, cioè dell'amore nel senso cristiano del termine, e lo ha caricato di una serie di significati religiosi che fanno di Beatrice, colei che dispensa il saluto, un tramite tra Dio e gli uomini. Come si spiega l'enfasi di Dante sul saluto? Un gesto che ai nostri occhi non ha nulla di eccezionale, anzi risulta spesso convenzionale e quasi scontato? La risposta, secondo il professor Marco Sant'Agata, va ricercata nella mentalità medievale, per cui il saluto non era affatto un gesto banale, soprattutto se riguardava le donne, il cui comportamento in pubblico era rigidamente sorvegliato e codificato da norme precise. Le donne uscivano raramente fuori di casa e in queste rare occasioni erano sempre accompagnate da altre più anziane, erano costrette a tenere gli occhi bassi e a non ricambiare eventuali sguardi, né tantomeno il saluto degli uomini, perché era considerato inappropriato per una donna onesta. Alla luce di tale mentalità, si capisce l'enfasi di Dante sul saluto di Beatrice, un evento cruciale, un evento che scandisce le tappe fondamentali della storia d'amore. Beatrice rivolge lo sguardo sul poeta e lo saluta per prima, non in risposta a un suo saluto. Il suo gesto è quindi una doppia infrazione alla norma sociale e, come tale, agli occhi di Dante, esprime un amore superiore e disinteressato, analogo all'amore di Cristo per l'umanità intera.